Ciao a tutti, ben ritrovati. Ritorno con un video Playing with Me. Ci eravamo lasciati verso la fine di marzo con l'ultimo Playing with Me e niente, riprendiamo oggi come diciamo se nulla fosse successo e decoriamo insieme la settimana che va dal 27 di maggio al 2 di giugno. La decoriamo sia sull'agenda 5 che sulla personal. Non so se vi ricordate, ma in uno degli ultimi video acquisti avevo acquistato, trovato da Aldi degli stick molto carini, tra i quali avevo trovato anche questo che è uno stickers di coniglietti. Ovviamente molti sono coniglietti pasquali, ma alcuni invece si possono tranquillamente recuperare ed è quello che io farò nella decorazione di oggi. Quindi utilizzerò questi e utilizzerò anche questi qua che sono dei tulipani molto colorati. Per quanto riguarda invece la datazione, se vi ricordate, stavo utilizzando quelle stelline, diciamo, del set di Lidl natalizie e comunque non riuscirei ad applicare in questa settimana perché la numerazione lì si ferma al 25. Noi invece dobbiamo partire dal 27 e quindi ho pensato di scriverla a mano. Partiamo con ecco un'altra cosa. I washi tape li ho già applicati e ho utilizzato questi tre washi tape che sono questo qui con i quadrifogli. Questo qui con i fiorellini e questo piccolino qui per fare, diciamo, le marcature dei giorni. Sono tutti washi tape comprati da Aldi. Partiamo quindi con ho pensato di inserire praticamente per ogni giorno un fiorellino e di fianco scriverci praticamente il numero del giorno. Li farò alternati in questa maniera. Quindi assolutamente a caso vado ad applicare questi fiorellini che tra l'altro trovo veramente molto carini. E nulla ragazze, diciamo che queste settimane non ho proprio. Allora, il discorso è questo: non è che io abbia continuato a decorare l'agenda e non abbia fatto i video. Io proprio avevo abbandonato il discorso dell'agenda perché ho avuto altre vicissitudini, mi sono successe delle cose e quindi insomma gli impegni che ho avuto alla fine li segnavo tutti sul calendario del cellulare e nulla, adesso riprendo appunto con voi questo discorso e vediamo di insomma di divertirci, di rilassarci un pochettino. Allora, ho applicato i fiorellini, adesso vado a utilizzare questi pennarelli della Stabilo. In realtà questi sono gli originali della Stabilo che avevo comprato lì per Coop, mentre questi qui li avevo trovati da Lidl. Io direi che possiamo anche andare a utilizzare questo fucsia che si abbina particolarmente al mio washi tape e inserisco semplicemente i numeri, quindi qui avremo il 27, poi avremo il 28, 28, 29, poi abbiamo il 30, 31, 1 primo giugno e 2 di giugno. Non è il massimo, però insomma sono carine. Adesso andiamo a applicare i nostri coniglietti. Utilizzerò quelli che, come dicevo prima, che non sono prettamente pasquali, anche se magari verso la fine della decorazione potrei cambiare idea e andare a utilizzarne qualcuno invece pasquale. Non so, vediamo perché alcuni hanno dei colori veramente molto belli. Ho visto che ce n'è uno con un ovetto di Pasqua fucsia, perché alla fine, boh, è vero che insomma non siamo più a Pasqua, però boh, mi piacciono. Poi alla fine l'agenda è mia, quindi ognuno può decorare l'agenda come, insomma, come meglio crede. Adesso, dunque, questo qui va di là, quindi io lo metto girato di qua, questo qui bianco. Non ho acceso la luce artificiale oggi perché insomma fuori sembrava che facesse bello, in realtà adesso sembra che stia venendo sul temporale, insomma, vediamo come si evolverà la situazione. Allora, fin qui metto questi e poi magari, siccome non me ne frega assolutamente niente che non è Pasqua, qui in mezzo, tanto per fare una cosa un po' diversa, mettiamo il cestino con i due coniglietti che sono un po' pasquali. E adesso inseriamo i nostri tulipani. Allora, possiamo inserire, magari inseriamo quelli un po' grossi perché quelli piccoli me li tengo poi per la personal. Quindi qui possiamo inserire questo qui. Guarda che carina.
Viene, secondo me viene un bel lavoretto. Poi qui inseriamo l'azzurra. L'azzurra, il tulipano azzurro. Guarda che bellina. Sta venendo, secondo me, un lavoro molto molto bello. Qui mettiamo questo, poi al limite magari ne aggiungiamo degli altri. Cominciamo con una decorazione semplice così e poi procediamo. Ultimamente ho ripreso un pochettino a fare qualche bella decorazione sia sull'agenda. Sto facendo un progettino nel quale sto andando praticamente a creare un album con tutte le figurine doppie della linea delle Gorgeous. Non so se vi ricordate che stavo facendo un album di figurine. E però ovviamente non riuscirò mai a finirlo e a un certo punto mi sono anche un po' stufata perché continuavo a trovare figurine doppie. Allora ho pensato che di fermarmi lì e di utilizzare appunto tutte le figurine doppie che avevo per creare un secondo album e sto utilizzando come base per questo secondo album, sto utilizzando un normale raccoglitore ad anelli che ho preso dal cinese. Guarda se c'è qualche tulipano giallo, ma no, vabbè. No. Ho preso dal cinese e che praticamente l'ho rivestito con delle carte da scrap che avevo e ho stampato delle immagini da Pinterest, sempre inerenti ai Gorgeous e niente, sto creando questo album, poi appena terminato ve lo mostrerò. Io andrei ad aggiungere anche magari qualche fiorellino di questi qua che sono quelli dei coniglietti. Magari lo aggiungiamo, ma non so. Voi che dite? Ma sì, dai, aggiungiamoli qua. Guardate che carini, mi piacciono tantissimo. Sono proprio teneri questi coniglietti. Veramente molto teneri. Poi sulla 5 c'è anche più modo di riuscire a decorare. Sulla personal sarà un pochettino difficile riuscire a fare questo discorso qua, però vabbè, ci accontenteremo dei tulipani e dei coniglietti. Guardate che belli. Secondo me sta venendo una bella decorazione, un po' diciamo da bambina, però vabbè, ma d'altronde queste decorazioni servono anche per insomma, liberare un po' la nostra fantasia, il nostro modo di essere un po' adolescenti, bambini. Qui ne vogliamo mettere uno, no, mettiamoli qua, uno qua. E un altro bello bello lo mettiamo qua. Eccoci qua. Io direi che per il momento mi fermo qua con la decorazione sulla 5. Però riuscite a vedere, direi proprio che mi posso anche fermare. Al limite magari la riprendiamo dopo. Ecco, cominciamo a decorare la personal. Anche qui ho già preparato le paginette. In questo caso ho utilizzato solo i washi tape verdi. Quindi quello con i quadrifogli e quello per, diciamo, marcare i giorni. Anche qui voglio fare lo stesso sistema di prima, quindi andrò a inserire questi fiorellini qua per i giorni, che ne ho veramente un sacco e dovrò stare, diciamo, già dove c'è dove è segnato il giorno, quindi starò tutto sulla sinistra, ma non ha importanza. E andiamo a inserire questo qui azzurro che non l'abbiamo ancora utilizzato di qua, vedete, molto carine. Poi utilizziamo un giallo, ancora un altro giallo, sapete che io sono una fan del giallo, poi un fucsia per il sabato e per la domenica possiamo inserire un bel rosso qua. Ok, inseriamo a questo punto i numeri dei giorni. Anche qui starei sul fucsia, utilizzerò un pennarello fucsia. Ah, devo inserire anche il mese. Vabbè, un attimo solo. Allora, inseriamo i giorni. Inseriamo 27, 28, 29, 30, 31, 1 e 2. Eccoci qua. Adesso inseriamo il mese, però a questo punto lo inserirei verde. Pennarello verde e allora il mese abbiamo detto vabbè facciamo maggio maggio 2019 ok poi la settimana prossima metterò giugno perché qui non mi sta
Riprendiamo in mano i nostri coniglietti e anche qui facciamo la nostra decorazione. Quindi magari mettiamo questo qui, qua. No, ma sono troppo carini sti conigli, eh. Poi questo qui lo mettiamo che guarda di qua. Dovrò stare di qua. Eccoci qua. Poi mettiamo, cosa mi rimane qua? Uno che andava verso di là. Ah, ecco questo qua bianco. Qui sotto, ma tipo il bianconiglio questo qua. Spero che riusciate a vedere perché non ho voluto, non so se ve l'ho già detto, non ho acceso le luci artificiali perché mi sembrava che ci fosse luce sufficiente. Adesso poi bisogna vedere quando editerò il video se effettivamente è stata una buona idea o no. Spero che sia stata una buona idea. Qui inseriamo questo e adesso qua in mezzo, vedete, mi sono rimasti praticamente solo quelli con le uova e ma quasi quasi ne inserisco due, tanto questi qua non... No, vabbè, inseriamo questo qua giallo che già mi piace, lo inseriamo sulla domenica. Vedete, mi occupa già tutta la domenica, non importa. E poi inseriamo questo qui rosa che mi piace da morire. Eccoci qui. Adesso andiamo invece a mettere i nostri tulipani. Vediamo se è una buona idea. Ma sì, è una buona idea, direi. Mettiamo questi qui piccolini. Eccoci qua. Qua. Sono stata un po' troppo vicina, eh? Vediamo se riesco a attaccarlo. Mi sa che ce lo siamo giocato. No, ce lo siamo giocato. Lasciamolo lì. Poi inseriamo il blu, questo qua. Ok, stiamo un po' distanti perché poi inseriamo l'arancione qua. Non sono una grande amante delle agende personal perché appunto non mi consentono di decorare più di tanto. Io tra l'altro sono una che insomma preferisce quella che è la... Vengo diciamo un po' dal mondo dello scrapbooking e preferisco sinceramente avere più spazio per decorare che per scrivere e quindi queste agende personal mi penalizzano un pochettino. Poi per carità, poi ognuno ha la sua tipologia, predilige magari determinati tipi di agende che magari c'è la 5, è un po' esagerata, insomma. Io preferisco la 5 sinceramente. Allora, adesso però vogliamo fare gli esagerati. E ci ficchiamo dentro anche questi qua. Sicuramente si sentirà molto rumore della carta. Vabbè, pazienza. Mettiamone uno, questo qui. Piacerebbe fare un video di scrapbooking con voi, però mi rendo conto delle difficoltà che potrei avere nel realizzarlo insieme a voi, cioè sarebbe un video lunghissimo. E io non so se, cioè, uno sarebbe disposto a stare lì a ascoltare magari anche mezz'ora, tre quarti d'ora a decorare con me. Sicuramente le americane hanno questo discorso che loro caricano anche video da un'ora, però sono le americane. Io ho visto sono iscritta a alcuni canali vabbè, dove praticamente ci sono le decorazioni del Junk Journal e praticamente queste qui stanno un'ora a parlare di quello che stanno facendo. Adesso non lo so se magari può interessarvi a fare un video, vedere un mio video nel quale decoriamo magari insieme una pagina di scrapbooking. Sarebbe un po' lunghetto, però magari qualcuno è interessata. Se siete interessati fatemelo sapere insomma nell'info box e posso organizzarmi perché non ho intenzione di velocizzare il video, anche perché nello scrapbooking è importante anche che io vi spieghi quello che sto facendo. Magari ritorniamo qua e andiamo a inserire. Vogliamo inserire qualche altro tulipano? Ma sapete che non saprei neanche io. Ma sì, dai. Per non sapere leggere né scrivere, inseriamo ancora qualcosa. Magari questo lo inserisco qua. Ecco. Così cambiamo anche un po' i colori. Poi qui ci mettiamo l'arancione. Diviene bella colorata. E qua mettiamo il blu. Cioè blu. No, ho usato sotto
Santa pace. Utilizziamo questo. Eccoci qua. Ce lo mettiamo qua. Cioè, vogliamo fare proprio un ritorno in grande stile di queste Playing with Me. Cioè, proprio una pataccata, ecco. Vabbè, pazienza. Tanto mi rimane, vedete, mi rimane un mucchio di spazio per scrivere. E quindi ci può stare la pataccata. Allora, qua e qua, boh, no, magari proviamo, girano tutti da una parte. No, girano tutti dalla stessa parte. Allora, questo lo possiamo mettere, no, non sta malissimo. No, niente, allora qua no, finiamo gli ultimi due, finiamo l'ultimo qui. Non ho nient'altro da aggiungere qua, a parte un fiore forse. E allora niente, inseriamo questo qua. Così, tanto per perché mi va. Ok, ragazzi. Va bene, io direi di fermarci qua a questo punto. Allora, questa è la decorazione sulla mia A5. Adesso poi la inserirò in agenda e boh. Anzi, no, guardate, mettiamo anche il giorno. Perché così è un po' spoglio. Allora, qui mettiamo lunedì, se no rimane veramente spoglio. Qui mettiamo martedì, poi mercoledì, qui giovedì, venerdì. E poi sabato e domenica, sabato e domenica, così rimane. Eccoci qua, così almeno rimane. È un po' aspettate, facciamo anche, facciamo così, così si evidenzia di più e rimane in tinta con la decorazione. Sono cose che sto improvvisando, eh. Non so se può piacere una cosa così, a me non dispiace. Si capisce anche meglio che giorno è. Se no si perde poi nella pagina queste scritte. Eccoci qua, boh, io direi che abbiamo concluso. Quindi questa è la decorazione sulla 5. Mentre questa qua, ve la faccio rivedere bene. Eccola qua, poi magari ve la metto anche come anteprima del video. Mentre questa qui è la mia decorazione sulla, oh, non ero in inquadratura, sulla personal. Direi che ci siamo. Va bene, spero di avervi fatto un po' di compagnia, di avervi fatto vedere delle cose colorate, simpatiche, avervi dato qualche idea. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte, ciao ciao!